La proposta di delibera nasce dall'esigenza di recuperare importanti strutture comunali a vocazione sportiva, di cui negli anni per alcuni si sono anche perse le tracce. Parliamo degli impianti denominati comunemente bocciodromi, dislocati nei 15 municipi di Roma Capitale, la cui ultima regolamentazione risale alla deliberazione del Consiglio Comunale 144 1998. Quindi sono trascorsi più di 20 anni e nell'asso di questo tempo molte concessioni dei circoli bocciofili sono scadute nell'oblio delle precedenti amministrazioni, al punto che oggi la quasi totalità degli impianti noti opera senza titolo valido o in virtù di proroghe anch'esse scadute. Parliamo bene a precisarlo, dei bocciodromi a vocazione sportiva, non ricadenti nelle strutture dei centri sociali anziani, perché questi ultimi rientrano in specifiche articolazioni del regolamento dei medesimi centri anziani. Grazie a una ricognizione elaborata dalle direzioni socioeducative municipali, è emerso che le strutture sono all'incirca una quarantina. Le concessioni ad oggi risultano essere tutte scadute, presentando un quadro concessorio di notevole confusione e complessità. Il Movimento 5 Stelle si è sempre mosso nella direzione del recupero e salvaguardia di aree e fabbricati facenti parte del patrimonio capitolino, siano anch'esse strutture sportive. Ed è questo il caso di specie, il cui rendimento è rilevante dal punto di vista economico, ma estremamente importante da un punto di vista sociale e della salute dei cittadini. Infatti, tali impianti svolgono un'importantissima funzione di aggregazione sociale in loco ed è intenzione di questa amministrazione rilanciare la funzione di aggregatore sociale, anche tra diverse fasce d'età, affinché vi possano accedere sia i più giovani che i diversamente abili. Lo sport delle bocce ha una notevole valenza culturale da perseverare. Il gioco nella tradizione storico-popolare è stato praticato da tutti i ceti sociali. Ed oggi è universalmente riconosciuto il contributo alla prevenzione della degenerazione psicofisica senile. È uno dei pochissimi sport che possono essere praticati a livello sia amatoriale, sia da donne che da uomini, sia di persone diversamente abili che normodotate, da anziani e giovani contemporaneamente. L'input allo studio della problematica dei circoli bocciofili è venuto dai territori. In particolare vorrei ringraziare il consigliere Schiavone del Municipio 13. In commissione sport molte volte è stato trattato il tema dei bocciodromi. È stata audita la Federazione Italiana Bocce, con le quali si è stabilita una proficua collaborazione e si è deciso fin dall'inizio di salvaguardare la vocazione sportiva degli impianti. Per questo, nella proposta di delibera, dopo una puntuale ricognizione e mappatura degli impianti bocciodromi presenti nei territori, effettuata da diversi municipi anche col supporto delle relative unità tecniche, si dà menzione delle linee di indirizzo per l'affidamento in concessione di tali strutture. All'avviso pubblico per l'affidamento degli impianti potranno partecipare associazioni, società sportive ed orientatistiche, costituite nelle forme di legge consentite, che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive ed Orientatistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico. Questo criterio è stato esplicitamente previsto per salvaguardare la natura sportiva dei bocciodromi. L'elaborazione e gestione degli avvisi di affidamento, nonché il monitoraggio e riscossione dei dovuti canoni, continueranno ad essere di competenza municipale, ad eccezione dell'impianto di Via Grande Muraglia, che è il centro federale FIB, che ricade nella categoria A. Questa quindi è la proposta di delibera che ci accingiamo a votare. Grazie.